ad affrontare le vulnerabilità che mi sono ospitate e per cui frequentemente il penitenziario viene utilizzato. Spesso più che essere diciamo così, un sistema di esecuzione penale, l'esecuzione penale è strumentale alla gestione di fragilità, come ha chiamato prima Sonia, o vulnerabilità, che sono pregresse e che costituiscono un problema all'interno del nostro contesto sociale. Questo è, diciamo, intanto il dato di partenza. Perché appunto quando parliamo di vulnerabilità in carcere, il primo tema è quello della vulnerabilità pregressa, cioè il fatto che la popolazione detenuta è selezionata tra persone che sono portatori, portatrici di una vulnerabilità particolare, cosa che ovviamente poi viene amplificata dall'istituzione, che aggiunge alle fragilità pregresse le fragilità indotte dall'istituzione. Intanto, diciamo, una fragilità che nella ragione stessa della pena, perché questo, diciamo, con tutto quello che noi auspichiamo, vogliamo che sia, eccetera, 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 non dobbiamo mai dimenticare che poi la pena si chiama pena non per caso. Perché fa pena, perché produce pena, produce sofferenza. Se non producesse sofferenza, soprattutto perderebbe, diciamo, rispetto alla sua funzionalità, la sua ragion d'essere, diciamo. Quindi c'è una parte di sofferenza che viene intenzionalmente indotta dal fatto che quella che viene eseguita è una pena. E poi c'è una parte di sofferenza che, direi così, non viene intenzionalmente indotta, ma è determinata dal regime istituzionale, cioè dalla istituzione carcere, l'istituzione chiusa, l'istituzione totale, il governo H24 di una moltitudine di persone, gestita da un'altra moltitudine di persone che ha tutti i suoi problemi, diciamo così, no, legati e connessi. Quindi questo è il contesto con cui abbiamo a che fare, ed è un contesto che, appunto, lo ricordava un attimo fa Lucia Castellano, ha una forte domanda sociale di controllo, più ancora che di punizione. La domanda sociale di punizione c'è in modo particolare ovviamente per i delitti efferati, oppure sono cose che richiamano le vicende interindividuali, la persona, diciamo così, che è stata offesa da un fatto, può essere anche un fatto minore, ma che è stato offeso da un fatto. Però poi quello che c'è più generale è questa domanda di controllo, per cui esattamente quelle forme di marginalità si vuole controllare con il carcere, non la grande criminalità, ovvero, diciamo sì, la criminalità dei colletti bianchi, è molto meno percepita. Quella che è percepita è quella di strada, l'irregolarità di strada, quella è quello che fa problemi, e che il sistema penitenziario non riesce a gestire, per un verso perché non è il luogo giusto dove gestire. Della salute mentale, diciamo. È tutto evidente che chi è in carcere con problemi di salute mentale non può che aggravare la sua condizione, no? Fisio-psicologica, diciamo, dentro un istituto chiuso con quei tempi, quei ritmi, cioè, possiamo avere le migliori equip di questo mondo, nella migliore ATSM di questo mondo, comunque quello non sarà un ambiente idoneo a una presa in carico qualificata per la persona che ha, diciamo, sì, un grave disturbo psichiatrico, e secondo me sono tutti quelli che tu hai detto, perché l'unico dato, diciamo, che ricordo ora, che mi hanno detto recentemente la responsabile dell'ufficio di salute mentale delle dipendenze di Regina Coeli, ha detto che viene con 34 diagnosticati con disturbi psichiatrici a Regina Coeli. 34.
4 su 1000 detenuti, 1000 detenuti di serie carceri fanno, mi sono fatto rapido conto, 2100 in Italia. Può anche essere che a Regina Coeli ce ne sia un po' di più perché è un porto di mare come Poggio Reale, quindi, diciamo, quindi possiamo scendere dai 2100, ma secondo me sotto i 1500 non andiamoci, di persone che hanno, diciamo, problemi, disturbi di salute mentale importanti, diciamo, e che stanno dentro gli studi penitenziari. Questo è, diciamo, è realistico immaginarlo, no? Ecco, è chiaro che lì, diciamo, l'istituzione non può che aggravare una condizione di salute. Non a caso la Corte Costituzionale ha detto, seguendo peraltro il Comitato Nazionale di Bioetica, chi ha, diciamo, gravi disturbi di salute mentale gli va riconosciuta l'incompatibilità con l'istituzione penitenziaria e quindi bisogna trovare una soluzione alternativa esterna o, diciamo, sì, in cura domiciliare o domiciliato presso una struttura, se la cura domiciliare non presso una struttura. Una decisione, questa è la Corte Costituzionale del 2019, di cui, ma questa può essere ignoranza mia, io non conosco applicazione. Cioè, saranno 300, saranno 1500, saranno 2100, comunque non vanno fuori. Noi ci concentriamo quasi ossessivamente su quei, non so, credo gli ultimi dati della Garanzia Nazionale, c'erano forse 40-60, i 40-60 che sono destinati in REMS, agli altri 1500? Boh, cioè, li resta. Ora, non è facile sì, rispondere a questa cosa, perché ovviamente lo ha detto, lo ha sottolineato molto bene il Garante Nazionale nella sua ultima relazione, questo impone una responsabilità dei territori, perché se si vogliono costruire alternative, l'alternativa non può essere l'istituzione, deve essere fuori dall'istituzione. E però io questo lo voglio dire, allora lo dico, ora noi domani facciamo un piccolo evento, forse grande, speriamo, celebrativo dei 20 anni dei garanti territoriali. 20 anni fa furono istituiti il garante del Comune di Roma e della Regione Lazio e poi è nato un processo che ha diffuso ampiamente questa figura su tutto il territorio nazionale. Non c'è dubbio che quella cosa nasceva innanzitutto da una sensibilità delle amministrazioni locali e regionali. 20 anni dopo, lo dico, diciamo, sì, da garante in carica, portavoce ancora, diciamo, della conferenza dei garanti, siamo sicuri che c'è la stessa sensibilità a livello territoriale che c'era 20 anni fa riguardo alle responsabilità che gli enti territoriali hanno riguardo al mondo dell'applicazione della libertà e dell'esecuzione penale? Io ho qualche dubbio, se non altro perché ovviamente gli enti territoriali non sono fuori dal mondo, stanno dentro uno scenario in cui appunto la domanda è una domanda di controllo e di reclusione, non di trattamento, né avanzato né no, diciamo, innanzitutto è una domanda di custodia quella che abbiamo. E direi che sono fuori dal mondo, seguono, diciamo così, questo tipo. In più, ed è la cosa che rende più difficile il passaggio, diciamo così, dal penale al sociale, diciamo, sì, il ritorno dal penale al sociale, visto che c'è stato un passaggio dal sociale al penale. In più gli enti territoriali hanno un obiettivo, diciamo, difficoltà finanziarie a fare politiche rivolte al mondo dell'applicazione di libertà e dell'esecuzione penale. Questo possiamo, diciamo, sottovalutare. Fare una politica, ho fatto un rapido conto anche qui, fare una politica per esempio come quella che è stata fatta dal punto di vista finanziario per le detenute madri, anche questo è un pezzetto che ci siamo persi, c'è stato un importante, diciamo, scelta di investimento finanziario, credo due finanziarie fa, per le case famiglia per le detenute madri.
che io sappia, le regioni che avevano case famiglia hanno continuato ad avere case famiglia, le altre c'è stato qualche progetto, ma non mi pare che si sia diffusa una rete di case famiglia o di ospitalità per le detenute madri fuori. Addirittura, posso dirlo, noi in Regione Lazio abbiamo avuto una situazione imbarazzante, non per me, per i funzionari responsabili, che hanno avuto una quantità di soldi enorme, perché al secondo giro sono state premiate le regioni che avevano fatto un'iniziativa. Siccome la Regione Lazio già ce l'aveva, perché aveva la casa di vela, è stata investita una quantità di soldi per le detenute madri che aveva difficoltà a spendere, non sapeva come utilizzarlo. Cercate di dirocchiarlo sulle detenute madri, non di quelli piccoli, ma di cui sono piene le carceri femminili, diciamo, inventiamoci qualcosa per le altre detenute madri, diciamo, se ci sono queste risorse. Ma questo per dire che non c'è stata una capacità di risoluzione di quel piccolo problema che invece avrebbe potuto essere risolto con una politica di questo genere, e che la pandemia ci ha dimostrato che poteva essere risolto. Perché anche questo problema delle detenute madri, a proposito della determinazione della magistratura di sorveglianza a interpretare nella maniera migliore le leggi, gli strumenti che ha, con la pandemia il nido di vita femminile è stato chiuso. No, è stato chiuso perché non c'erano più donne. È stato chiuso perché non c'erano più donne. Prima della pandemia il nido di vita femminile, che era sempre pieno, diciamo, mentre casa di Leda era mezza vuota, diciamo che questi erano i dati prima della pandemia, a un certo punto, diciamo, casa di Leda si è riempita e il nido si è dimezzato di presenze perché una donna aveva ammazzato i suoi due figli in istituto. Allora, successo quello, si mettono fuori le detenute che potevano andare fuori anche il giorno prima, non è che potevano, no? Che potevano andare fuori anche il giorno prima, perché la domanda che viene rivolta è quella. Quindi il problema è appunto che tipo di scelta, di indirizzo si vuole fare rispetto al penitenziario. Cioè, se veramente, diciamo, pensiamo che il carcere debba essere in estrema ratio, oppure no. Oppure pensiamo che il carcere debba essere l'ospizio di poveri. Questo diciamo, mi pare che è la cosa che è sul campo. E allora, se, diciamo, l'opinione diffusa è anche introiettata, non solo, diciamo, si è condivisa da chi ha responsabilità politica, ma anche introiettata da molti operatori del settore, è quello che alla fine il carcere questo può essere, cioè l'ospizio di poveri. È inevitabile che anche la circolare sulla media sicurezza venga interpretata in quel modo. Venga interpretata come una cosa per chiudere, diciamo, da parte quelli che altrimenti darebbero fastidio fuori. Poi perché uno deve investire se il problema è semplicemente custodire? Perché questo problema delle attività, delle modalità su come investire nel trattamento penitenziario, oggi è della circolare media sicurezza, ma ieri era di quella sulla sorveglianza dinamica, perché anche lì, diciamo, il problema era che la sorveglianza dinamica presupponeva una capacità di attivazione che non c'è stata. E quindi si è superato sostanzialmente la sorveglianza dinamica con questa circolare, confidando che ci sarebbe stata una capacità di attivazione che, come quella precedente, non c'è stata. È un problema culturale, secondo me, anche un problema di, diciamo, alla fine sì, dobbiamo registrare, diciamo, sì, che non ha funzionato, come dire, io non penso che ci fosse ingenuità, penso che ci fosse nella scelta di Carlo Renoldi l'idea che si potesse fare in un primo tempo questa circolare e poi in un secondo tempo gestirla o pensare a una successiva attività. Il secondo tempo non c'è stato e quindi la circolare è stata poi immediatamente reinterpretata in questo modo. E questo ora ovviamente lo scontiamo, perché in molti istituti viene interpretato.
dialogo in molti provveditorati, viene interpretata come una razionalizzazione di quello che c'è e quello che c'è non c'è, quindi diciamo, diventa semplicemente la chiusura, peraltro cosa che è stata molto, diciamo, questa circolare, almeno nella sua parte di superamento della sorveglianza dinamica, è stata molto, come dire, voluta e sostenuta dai sindacati della polizia penitenziaria, e però io penso che poi nella vita quotidiana del lavoro del poliziotto di sezione è di molto peggio, perché a questo punto al poliziotto che sta in sezione tocca aprire e chiudere ogni porta, ogni volta che c'è una e questo è. Quindi queste sono le difficoltà che abbiamo. Rispetto a queste difficoltà, appunto, il problema è semplicemente quello di scegliere qual è il punto di vista che suo. Il territorio può fare cose, e la responsabilità nostra di garanti territoriali è di spingere il territorio a fare cose, ma dobbiamo sapere che c'è, per un verso, un ceto politico territoriale non diverso da quello nazionale, che ha meno sensibilità su queste cose di quanto ne avesse 20 anni fa, quando ha istituito i primi garanti territoriali. Dall'altra parte gli enti locali hanno molte meno risorse per fare sociale rispetto a quanto non ne avesse, no? E quindi bisogna pensare, se veramente ci si crede, a qualcosa di specifico. Mi è capitato l'altro giorno, quando insieme con Franco Corleone e Riccardo Maggi presentavamo la proposta di Maggi per le case di reintegrazione sociale, di dire: vabbè, intanto che si discutono queste case, intanto che si fanno queste cose, c'è una legge di bilancio all'esame delle Camere, si faccia un fondo nazionale per l'housing e l'esecuzione penale esterna delle persone che hanno, diciamo, o avrebbero possibilità, perché altrimenti anche la Cartabia diventa un fattore di ulteriore disuguaglianza. Certamente. È vero i 1200, ma chi sono i 1200? Perché il problema è che ogni volta che noi aggiungiamo un'alternativa, se poi non mettiamo una misura che riduce la disuguaglianza originaria, quella che in carcere ho chiamato vulnerabilità pregressa, se non riduciamo quello, alla fine, diciamo, sì, la nuova opportunità della sanzione sostitutiva va a beneficio di chi ha, diciamo, sì, un background, una dimensione sociale, relazionale, familiare, che gli consente invece di avere la pena addirittura di 4 anni o 6 anni o quello che sia, diciamo, invece di farla a casa, perché ha la possibilità di farlo, altresì la disuguaglianza aumenta ulteriormente. Il ministro Salvini si è vantato, appunto, 10 giorni fa di aver stanziato questi 166 milioni per l'edilizia penitenziaria, di cui 100 milioni sono dedicati alla realizzazione di 3 nuovi istituti di pena, che se va bene, cioè fanno in presto, l'amministrazione penitenziaria assume il personale, eccetera, 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 saranno in funzione fra 10 anni per 1.000-1.500 persone, giusto? Se quei 100 milioni fossero viceversa investiti negli enti territoriali, perché possano fare una politica di accoglienza e di sostegno di quelli che invece scontano le pene di un anno o sono a fine pena un anno, noi avremmo, non fra 10 anni, ma fra 6 mesi avremmo 10.000 persone fuori. Il problema è questo, sono le scelte, diciamo, che si producono in questo campo, perché altrimenti, diciamo, è difficile produrre un risultato. Io penso questo, penso poi, aggiungo, ma qui, diciamo, lo metto veramente nell'ordine del futuribile, che per fare l'estrema razio bisogna decidere di tirare una linea. E bisognerebbe avere il coraggio, che peraltro da qualche parte si fa, di decidere che c'è un numero chiuso per il carcere, non un numero chiuso sulla base semplicemente degli spazi, la nostra ossessione post-torreggiana, diciamo, no?
quanti ce ne entrano, no? Non è solo quello, il problema è il sistema. Per quante persone può garantire il divieto dei trattamenti contrari al senso umanità, che significa innanzitutto un'assistenza sanitaria adeguata e qualificata? E per quante persone può garantire un percorso trattamentale di reinserimento sociale? Quindi significa non valutare gli spazi semplicemente, ma valutare le persone. Le persone a disposizione dell'amministrazione penitenziaria, le persone a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale, le persone a disposizione del Ministero dell'Istruzione che manda gli insegnanti in carcere, e decidere qua dentro io quanti ne posso seguire, diciamo, nel pieno rispetto della Costituzione. Quello è, non è un problema di spazi. E allora decidere che forse il nostro sistema può funzionare bene per 30.000, non per 60.000 persone. E 30.000 persone significa scegliere, significa restituire la responsabilità della scelta alla politica e alla giurisdizione. Chi deve scontare la sua pena, la sua sofferenza in carcere, e chi invece può farlo altrimenti? Non c'è ragione di tenerlo in carcere. Questo è, o si sciolgono questi nodi, oppure io credo che noi ci trascineremo all'infinito i problemi di cui con molti di voi discutiamo così da qualche decina d'anni, diciamo, contro cui, diciamo, continuiamo a batterci estremamente perché è la nostra ragione di vita, diciamo così, però si riprodurranno all'infinito perché manca questa decisione fondamentale. Vogliamo il carcere estrema razio o vogliamo il carcere ospizio dei poveri? Se vogliamo il carcere ospizio dei poveri, tutti dentro, e psicofarmaci in quanto possibile, perché poi, diciamo, dentro bisogna tenerli, e poi dentro loro lo vogliono, diciamo, come devono stare là dentro. Ecco, questo è quello che credo sia. E mi chiedevo se ci sono delle domande da fare.